Anche a Pesaro si sono svolte le celebrazioni per il 25 aprile, giorno della liberazione d'Italia. Un programma ricco di tappe, prima la messa alle ore 9 presso la cattedrale, poi la deposizione delle corone al sacrario di Piazzale Collenuccio e alla cappella votiva di Sant'Ubaldo. Infine il corteo di autorità, associazioni e cittadini con punto di arrivo al Monumento alla Resistenza. Dopo la deposizione delle corone in Piazzale Falcone Borsellino sono andati in scena gli interventi delle associazioni combattentistiche d'Arma, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e del rappresentante degli studenti. Infine il discorso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a chiudere le celebrazioni. Un pilastro della nostra nazione, l'Italia si basa su due pilastri, il risorgimento e la lotta di liberazione. E quindi è fondamentale continuare a festeggiarla, perché combattere il fascismo, il nazifascismo e quei valori, quei disvalori, dobbiamo continuare a farlo ogni giorno, quando combattiamo il razzismo, quando combattiamo coloro che vogliono con violenza colpire qualcun altro, e quindi i valori della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, della libertà sono i valori che grazie alla lotta di resistenza ci hanno consentito di crescere e vivere nel paese in cui viviamo. Quindi sempre grande gratitudine a coloro che ci hanno permesso tutto ciò, ai partigiani, agli alleati, ai militari e alle forze dell'ordine che decisero di stare dalla parte giusta. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché se noi abbiamo avuto la fortuna di crescere in democrazia e libertà è grazie a queste migliaia e migliaia di persone. Penso che sia, come ho detto, la responsabilità nelle scelte che si fanno tutti i giorni, la scelta di ricordare la storia da cui veniamo, ma anche la scelta di pensare a un futuro che possa essere in linea con le persone che hanno dato la vita per quello che noi abbiamo adesso. Essere democratici, avere quello che abbiamo ora, non è gratis. Comporta un'assunzione di responsabilità quotidiana nelle piccole e nelle grandi scelte, che non è mai facile, ma penso che sia la cosa più potente e più grande che si possa fare. Nel nostro piccolo abbiamo tantissime possibilità di azione ed è giusto e importante che ci prendiamo la responsabilità di scegliere.